Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Questo nuovo? No, sono timida. In questo nuovo taglio di capelli. Ciao gente. Mamma mia. Allora, oggi che facciamo? Niente, non siamo, è vero, facciamo un sacco di cose, ovvero vi devo far vedere che cosa finalmente mi hanno regalato per il compleanno, punto primo. Gli acquisti che ho fatto ieri non a tema Lemax, perché per quello avremo un video a parte mega lungo con tutti gli acquisti di quest'anno. Assolutamente. Milo, fatti vedere, dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, eccolo, eccolo, ciao, ciao, ciao Milo, ciao amore. E poi vi faccio vedere che cosa facciamo da pranzo, ovviamente, e anche se ve l'ho già fatta vedere una volta questa ricetta, vabbè, comunque, magari apportiamo delle modifiche, magari no, non lo so, vedremo. E questi qua invece, vedete come sono belli, sono stati degli orecchini che ho preso perché mamma ieri, tutti e tre appassionatamente, siamo andati a fare un po' di shopping, si è comprata due accessori e il terzo lo pagavi un euro, così mi sono scelta questi e me li ha regalati. Sono bellissimi, li trovo bellissimi. E ho comprato altre due cosette che adesso vi faccio vedere. Allora, sono venuta in camera per farveli vedere. Ho preso questo cerchietto che è bellissimo e poi ne ho preso un altro fatto così, meraviglioso. Guardate che bello. Guardate anche che bello indossato. Cioè, adoro questo stile, bellissimo. Adesso vi faccio vedere l'altro. Questo con me è pieno di cose, con una mano sarà molto complesso. Ci proviamo. Ce la posso fare? Ok, guardate se non è bellissimo. Sì, qui c'è il Green Pass. È stupendo, veramente bellissimo. E questi due cerchietti. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso invece per quanto riguarda l'abbigliamento. Ci troviamo dentro la mia cabina armadio e queste sono le nuove scarpe che ho preso. Eccola qua, quindi questa è la mia nuova scarpina meravigliosa. Ops. Meravigliosa, bella bella. Quindi ho comprato queste. E sì, vabbè, qua ci sono tutte le mie scarpe, robe varie. Poi mi sono presa questa gonna a pieghe verde, è bellissima, di quelle che vanno tanto adesso. Questa arriva appena sotto il ginocchio e questa qua che invece è più lunga, ma guardate che bella. Se riesco, di questa credo di avere una foto e ve la metto. È stupenda. Poi, veniamo ai regali di compleanno. Allora, la mia fantastica mamma mi ha fatto questo mega piatto, guardate quanto è grande, quello grande, che è il portafrutta della Thun, ma guardate che bello. Un design pazzesco, mi ero innamorata di questo, della linea Country, che hanno fatto però appunto le cose nuove. Io questo qui lo metto così come centrotavola, ci metto sopra questa pianta qui, cerco di non inquadrare troppo in giro perché ci sono alcune cose del villaggio di Natale e in questo video anche no, quindi aspettate che giro un po', sennò si vede tutto. Devo girare ancora. Ecco, io lo tengo così come centrotavola, appunto sopra questo tavolo, e trovo che sia bellissimo. Era esposto così con le piantine in negozio, quindi questo me l'ha fatto mamma. Adesso andiamo avanti e andiamo qua dove troviamo queste sono le tazzine, vabbè, una sta a lavare le tazzine, quelle che vi regalano in
quando comprate le cose, insomma, se siete Oro Plus, credo vi regalano le tazzine. Comunque, Christian mi ha fatto questo barattolo bellissimo, che è uno di quelli grandi. Poi mi ha fatto questo medio così e questi piccolini così. Quindi qua ora è così. È bellissimo. Poi se saliamo, se vi ricordate, questa ce l'avevo. Questa qua invece, siccome mi è stato regalato un buono, magari un buono Amazon, non la trovavo più né sul sito né da nessuna parte perché è un po' vecchiotta, però io la trovo bellissima. L'ho trovata su Amazon, ho utilizzato ovviamente il buono Amazon per prenderla. Questa qua invece è un autoregalo. E quindi ora l'angolino è così. E io lo trovo pazzesco, è bellissimo, veramente troppo carino. Poi, questo invece è un acquisto fatto ieri, anche se è natalizio. Ho preso questa Yankee Candle, Letters to Santa, ma ha un profumo pazzesco, non ve lo so proprio descrivere, è buonissima. Hanno usate tutte quelle di Natale, devo dire che questa era la più buona e ne ho presa soltanto una. Andiamo avanti con i regali del compleanno e questa piantina è ancora un autoregalo. Sì, mi sono fatta parecchi autoregali. È sempre della collezione nuova, è bellissima. L'ho messa qui, quindi qui adesso è così. Invece mio padre mi ha fatto l'orologio. Aspettate che ve lo zoom un pochino. Ecco qua. Sempre della linea country, sempre appunto uscito adesso. Questo è più grande rispetto a quelli che fanno di solito. Io lo trovo bellissimo, quindi niente. La parete finale è così, purtroppo c'è un po' di foschia, cioè foschia più che altro entra la luce, non vi fa vedere bene, però è bellissima. In realtà ho altri tre pezzi della tonda da farvi vedere, sempre dei regali del compleanno, però siccome ho montato già il villaggio di Natale, ce l'ho nella vetrina che sta dietro, quindi non ve la posso aprire, però vi metto le foto. Quindi mi è stato regalato questo bellissimo leopardo cucciolo con la mamma. E poi io, con alcuni soldi che mi sono stati regalati, mi sono comprata il Chihuahua e il gatto Ragdoll, mi sembra. Detto ciò, col compleanno abbiamo finito. E che cos'è questa cosa? Che cos'è questo ciuffo? Non si sa. Adesso invece Christian vi farà vedere che cosa ha preso ieri per lui, appunto, di vestiti dalla Combipel. Allora, Christian, sai che devi stare in Allora, quell'inquadratura lì. sì, eccomi Bene. qua. Ho Che cosa hai preso? preso due paia di jeans e una camicia, che è il regalo di compleanno che mi fa tutto. Sì, vabbè, a dicembre, ma noi A quando dicembre, troviamo le però, ovviamente, cose i saldi facciamo. c'erano adesso. E ecco, questo è il primo paio di jeans. Molto belli, devo dire che addosso ti stanno Sì, benissimo. poi E mi piacciono molto perché questi soprattutto, sono comfort fai vedere un thin. attimo l'etichetta, così capiscono se li cercano. Qui, Comfort Skinny. No, io facevo vedere dietro che Sì, c'è scritto c'è anche scritto vita dietro. rilassata, gamba stretta, fondo skinny, che mi piacciono molto come mi stanno e appunto sono anche un po' più comodi qui sulla parte Della della vita, vita. non tirano. Esatto. Uno. Uno. E ne ho preso un altro paio, Più scuri. Belli, più scuri, sempre diciamo con la stessa linea. Così. belli anche questi. Comunque tu alla Combipel con i jeans ti trovi benissimo. Sì, è uno dei pochissimi posti, se non quasi l'unico, Dove dove mi trovo anche la bene. lunghezza della gamba va bene, Sì. perché sapete che Christian è poverino un po' tanto alto. Poverino, non è una malattia, eh? Ho un disagio, cioè oddio, a volte è un disagio, ma. Vabbè, insomma, essendo 1,92 ha problemi. 93. Sei 93? Da mo. Ok, ma io ho sempre saputo nel 92. Vabbè, Cambio non poco. vogliamo rubarti un centimetro. Essendo 1,93 è complicato, come anche per le maniche delle camicie. Esatto, ma Ma anche qui questa, fortunatamente. sì, era più carino farla vedere chiusa. Vabbè, Lo so, adesso comunque, se non vuoi la fa chiudo. niente. No, vi volevo far vedere la trama, è bellissima. E niente, tu hai Mi piace molto, preso. questa è una 42 perché appunto mi trovo bene sia addosso che con le maniche soprattutto.
Ok. Niente, questo è. E questi sono i tuoi acquisti, sei contento? Molto, mi piacciono moltissimo. Grazie del regalo, anche se un po' in anticipo. Vabbè, ti servivano. Sì. Noi non siamo fiscali con non queste cose. Non siamo così fiscali, è vero. Cosa stai guardando? Guardavo niente, il Deplan, posti. Dell'Eurospin. Vabbè, che c'entra? I posti sempre divisi dappertutto. Ah, ci sono questi, che di solito utilizziamo. Sì, effettivamente. Sì, dobbiamo andarci all'Eurospin. Ci dobbiamo andare. Per pranzo ho fatto la crema di zucchine, che avete visto mille volte. Praticamente taglio le zucchine, le metto a lessare, ci metto uno scalogno, poi frullo tutto, ci metto sale, olio, pepe e un po' di Philadelphia per fare la crema. Viene pazzesca, ci facciamo la pasta. Come una vecchiarella tutta imbacuccata e tutta spettinata, sto editando. Vi dicevo prima che mi sono fatta un tatuaggio e vi metto adesso la foto. Sono stata sotto 5 ore. Più che male, ho sentito male per la posizione in cui stavo, quindi al ginocchio perché ero tutta storta, però posso dire che la finale mi ha fatto letteralmente impazzire. E ditemi nei commenti che cosa ne pensate, io lo trovo sexy, sensuale, bellissimo e proprio fatto bene. La mia tatuatrice è a San Buceto e si chiama Miss Machine Tattoo da Simona, quindi cercatelo se vi piace. C'è l'attesa, ce n'è tanta, una cosa come 6 mesi d'attesa. Però è bellissimo. E niente, care ragazze, oggi si vede che è proprio novembre perché c'è un tempo terrificante. Comunque, chiudo qui il vlog perché adesso mi metto a fare e a girare, spero di riuscire a finire, non lo so, il video del villaggio di Natale. Aiuto, sarà una roba grossa. E vi mando un grosso bacio. Dopo questo video vedrete gli acquisti del villaggio Lemax e vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo prossimamente con, credo a sto punto, ma non lo so, i video del villaggio, o forse no, non lo so, dai, vediamo, ciao!